Potete chiudere gli occhi, per favore? Ti dai tanto da fare. Termosifone. Sogno. Obeso. Sviare. Ma fai sempre, 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 sempre lo stesso errore. Ma tu quando sei dentro casa, cosa pensi dell'uomo fuori sotto la pioggia? E chi se ne importa se poi lo hai capito? Non mi pongo sinceramente molte domande mentre sono in scena, nel senso che certamente per il tipo di lavoro che facciamo sentiamo tanto il pubblico, tantissimo, e sentiamo anche che un po' se ci sporgiamo di più o se ci sporgiamo di meno anche il pubblico cambia, no? E quindi sento che proprio questa questione tra noi e loro è molto aperta e delicata. Ma dove volevi che andassi? Andavo a fare la spesa. Perché anche in una vita così devi mangiare. Sempre all'ultimo momento andavo, sempre all'imbrunire, no? Uscivo un po' come i lupi che escono dalla tana, così per fame. Così. Io mi staccavo dal termosifone, mi mettevo il cappotto e dicevo, vabbè, fammi andare al supermercato a comprare qualcosa. Uscivo. La periferia, l'imbrunire. Ma io non sono di qui. Nel giorno della primavera è venuta mia nipote, che ha 17 anni, e mi ha scritto questo messaggio su WhatsApp, proprio per cui siamo in pieno. E mi ha scritto uno spettacolo pieno di filosofia, autobiografia e tante cose così vicino a noi. Grazie, mi ha meravigliato. Sicuramente una delle cose più inaspettate ma anche belle è stato il fatto che siamo buoni.